Una cosa che non vi ho mai detto di me è il fatto che quando ho un'amicizia che sia nuova, quindi da dover intraprendere una nuova amicizia, che sia di vecchia data o che sia comunque sul momento stesso che sto, che vivo un'amicizia, io tendo a dare il 100% a qualunque tipo di persona, che sia fidanzato, che sia amico, che sia parente. Poi, logicamente, se mi trovo dei. Se vedo che c'è qualcosa che non va, comunque io lo faccio presente, poi se si può recuperare bene, se no io logicamente do una, due, tre possibilità, poi alla quarta io non posso stare a aspettare la persona. Però oggi, ragazze, veramente penso che questa amicizia non la rovinerà mai nessuno, perché siamo fatte l'una per l'altra, ragazze, cioè non c'è niente da fare, cioè io e lei, cioè, appena ci siamo viste, ci siamo capite subito, abbiamo subito capito l'una e l'altra come siamo fatte e ci accettiamo così come siamo, e quindi penso che nessuno potrà mai rovinare questa grande amicizia che secondo me si può trasformare anche in qualcosa di più importante. Ragazze, che vi devo dire? Siamo fatte l'una per l'altra. Ok, a parte gli scherzi, ragazzi, eccola qua. Cioè, mi sono riuscita a comprare la Kate, ovvero la borsa di Liu Jo, quella che volevo tantissimo e che vi avevo fatto vedere tramite una foto. E come vi avevo già detto, me ne ero innamorata subito e me l'hanno regalata. Cioè, mia nonna, anzi, mi ha fatto questo regalo e sono contentissima. E vi vado a mostrare la borsa perché comunque ho visto che parecchie persone erano molto interessate, quindi magari per chi ancora ci sta pensando, io vi dico che secondo me è una borsa veramente bella e ne vale la pena, e secondo me anche per il prezzo, che è molto eccessivo all'inizio, però dopo dici cavolo, però li vale tutti. Ragazzi, allora vi vado a mostrare la mia amica. Hanno messo nome Kate e mi piace infatti da morire, come potete notare ha queste borchie dorate, qui ha una zip che va a riprodurre una tasca che può essere utile magari per chi vuole mettere le chiavi lì o il cellulare, e la trovo molto molto bella, cioè mi piace. Poi ha questi manici che danno la possibilità di tenerla alla spalla, come vedete è molto comoda. Allora, io sono un tipo di persona comunque che le borse mi piacciono medie, quindi ci sono le piccole, le medie e le enormi borse. E a vederla all'inizio ho pensato, cavolo, questa è enorme, cioè io non, le borse enormi non mi piacciono, vado sempre sulle medie misure perché comunque sono una che mette tante cose nella borsa, però non fino a riempirla. Però questa, ragazza, appena l'ho vista ho detto senti, grande, piccola, quello che ti pare, io la prendo perché mi piace troppo. E infatti, ragazze, credo che questa alla fine, anche se può sembrare enorme, alla fine è giusta di grandezza, poi va a seconda di quello che mettete dentro. Allora, quella, la cosa bella è che c'è una zip qui, quindi si apre così e dentro. Aspettate che tolgo la carta. Allora, dentro, come potete vedere, è grandissima. Questa è la sua capienza. E ci avete una tasca con la zip, che anche questa comunque è bella rifinita, è una tasca bella grande, quindi qualunque cosa ci mettete dentro c'entra. E poi avete due taschette qui, una qui e una un po' più piccola. E come potete vedere, cioè la borsa è tutta bella rifinita di stoffa con ovviamente tutto il marchio ripetuto. E una cosa che mi piace moltissimo di questa borsa, stranamente, poi sono una che
queste cose comunque del marchio che si ripete, ok, mi stuccano un po'. Questa volta invece mi piace che, essendo in pelle, hanno inciso, spero lo vediate, hanno inciso la scritta Liu Jo proprio su tutta la borsa, e mi piace infatti un sacco questa cosa. E mi piace il discorso che comunque ha questi manici resistenti per poter tenerla. Cioè, ragazze, costa 129 euro, per chi è interessata. Io vi dico la verità, a me è piaciuto un sacco e secondo me è molto utile. Vi faccio vedere addosso come sta. Come vedete, cioè è grande, però ragazze, è stupenda. Secondo me è bellissima, è la borsa più bella che possano aver mai visto e credo che la utilizzerò parecchio. Poi adesso che si avvicina l'estate è veramente bella e indicata. Ultima cosa che vi posso dire di questa borsa, il fatto che per chi magari poi si stanca a tenerla e magari vuole stare un po' più comoda, all'interno trovate anche la cintura per poterla mettere come tracolla. Quindi ragazze, secondo me è bellissima la borsa, è della borsa del 2011, primavera estate, è veramente bella, bella, bella. Quindi sono contenta che mi hanno fatto questo regalo, sono veramente contenta, grazie nonna. E niente ragazzi, spero vi sia utile questo video per chi è interessata, un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao!